Bene, cari amici, allora eccoci qui nella location classica nella quale solitamente registro le pillole di libertà, anche se in questi mesi, nei prossimi mesi, nei prossimi 2 mesi per la precisione, non ci saranno le pillole di libertà perché io sono in partenza per l'Italia, farò con la famiglia un grande giro dell'Italia, andando a visitarla praticamente da nord a sud tutta quanta, stando soprattutto molto al mare e voi, nel momento in cui state visionando questo video, sappiate che io sono già in giro per l'Italia perché lo sto registrando con qualche giorno di anticipo, così poi lo programmerò, ma nel momento in cui lo state vedendo, appunto, io sarò già chissà dove lungo la costa italiana. Allora, prima di partire volevo fare questo breve, breve racconto di come è stato il tour di Enrico Solo Risparmiando dal punto di vista economico, perché lo scopo dell'intero tour non era quello di guadagnare, ma almeno di andare in pari, e in realtà poi lo scopo più profondo è stato quello di incontrare tutti voi, ma adesso è arrivato il momento di fare i conti e cercare di capire quanto ho realmente speso e paragonare questa spesa con il guadagno che ho ottenuto vendendo i libri. Come ho già ampiamente spiegato, ho fatto una decina di presentazioni che sono andate anche piuttosto bene, c'erano, a seconda della dimensione della sala e della città, tra le 50 alle 120-130 persone, e mediamente sono stati venduti in ogni serata 25-30 libri. Faremo quindi in seguito i conti di quanti soldi poi io netti ricavi da queste vendite, paragonandoli con il costo del tour. E quindi adesso iniziamo col parlare di quanto realmente si è costato questo tour e di come l'ho organizzato. Allora, come molti di voi già sapranno, questo tour è stato un tour completamente a risparmio e per questo motivo non ho viaggiato in treno, non ho dormito negli alberghi, non ho mangiato nei ristoranti, ma ho girato l'Italia con il mio piccolo furgone Westfalia, dove ho dormito, ho mangiato, che mi è servito per tutti quanti gli spostamenti. Allora, facciamo un piccolo riassunto delle spese. Dal punto di vista logistico, l'unica spesa che ho dovuto affrontare è stata quella del carburante. Il carburante è necessario naturalmente a spostarmi in tutta Italia. Come adesso vi sto mostrando in questa immagine, ho fatto circa 2600 km e il consumo medio del furgone è stato di 5,9 litri per 100 km. Ho consumato così poco per un furgone di questo tipo e che ha un peso così importante, perché sono andato molto piano. E infatti potete vedere che la velocità media è stata intorno ai 50 all'ora. Infatti non ho fatto praticamente mai l'autostrada e quindi andando soltanto tramite le statali e stando assolutamente attento agli autovelox sono dovuto andare molto piano. Vedete infatti che ho guidato per qualcosa come 51 ore. I costi vivi del tour sono stati sostanzialmente questi, ovvero quelli del carburante, perché per mangiare ho speso zero. Infatti ho fatto la spesa prima di partire, il furgone è dotato di un fornello a gas e di un frigo, e quindi non ho mai mangiato ai ristoranti, non ho mai fatto colazione al bar, ho sempre mangiato ogni pasto proprio dentro il furgone e quindi quella spesa è stata praticamente zero. Dico zero perché ho speso quello che avrei speso restando anche a casa e quindi non la posso considerare una spesa extra. Non ho mai fatto l'autostrada, come dicevo, quindi i costi di quel tipo sono completamente azzerati. Non sono mai stato in un campeggio, sono sempre andato a dormire dove capitava, quindi parcheggiando nei parchi giochi o nei retro dei cimiteri dei piccoli paesini che incontravo lungo il percorso, e quindi per dormire ho speso assolutamente zero. Ho speso anche zero per lavarmi perché ho sempre cercato di andare nei bagni pubblici e per fare la doccia mi sono portato la mia doccia portatile, che di fatto è soltanto una tanica da 15 litri di acqua che riempivo poi ai parchi giochi, ad esempio, e che mi serviva per fare la doccia. Per il fatto che utilizzo shampoo e saponi completamente autoprodotti che sono sostanzialmente fatti solo di cenere ed acqua, sapete che la lescivia è un tipo di sapone che si fa in questo modo, ho potuto lavarmi senza assolutamente inquinare anche in aperta campagna. Anche parcheggiare per andare a fare le presentazioni nelle grandi città ha avuto costo pari a zero, perché ho sempre cercato dei parcheggi
parcheggi gratuiti nel perimetro esterno delle città, anche di Milano, di Torino, di Bologna o di Firenze, dove è molto difficile parcheggiare, e ho fatto dei lunghi tragitti a piedi. Ad esempio, a Torino ho parcheggiato sulle colline e ho impiegato almeno 40 minuti a scendere, e la stessa cosa ho fatto a Milano. Ho parcheggiato fuori dalla zona a traffico limitato e lì ci sono svariati parcheggi gratuiti, e poi sono entrato a piedi percorrendo anche un'ora buona di tratta per raggiungere il centro. Quindi la spesa reale, appunto, come dicevo inizialmente, è stata soltanto quella del carburante. Allora, se facciamo due conti, e se non ho fatto i conti errati, al prezzo di circa 1,40 € al litro per il gasolio, il costo di spostamento totale è stato intorno ai 150 euro. Adesso vediamo se questa cifra è stata coperta dalla vendita dei libri. Come dicevo, ho venduto dai 25 ai 30 libri per ogni incontro e alla fine ho realizzato per esattezza 8 incontri, perché l'incontro di Perugia poi all'ultimo momento, per cause indipendenti dalla mia volontà, è saltato. Per cui se si vendono, facciamo 25, una stima al ribasso, copie ad ogni incontro, la cifra totale guadagnata è di 2.194 euro, soltanto che questo è l'incasso che viene eseguito dalla libreria. La libreria che a sua volta ha acquistato i libri dalla distribuzione, e la distribuzione li ha ricevuti ancora una volta dalla casa editrice, cioè dal mio editore. Alla fine, sul prezzo di copertina di 10,97 euro, io guadagno il 7% netto, ovvero circa 76 centesimi. Allora, se si fanno i conti e si considera il numero di copie vendute e la percentuale che io ricevo, alla fine si arriva ad una cifra che è vicina ai 150 euro. Alla fine di questa analisi, quindi, si capisce chiaramente che il tour di Ricco solo risparmiando ha avuto più o meno costo zero. Questo perché non ho speso praticamente nulla per farlo e tutto quello che ho guadagnato se n'è andato in carburante. Naturalmente bisognerebbe anche considerare ad esempio il consumo delle gomme e comunque anche il costo chilometrico di manutenzione del furgone, perché naturalmente muoversi per tutti questi chilometri ha un costo di manutenzione. Quindi anche se è un po' complicato da calcolare, diciamo che alla fine di questo tour, anche se di poco, ci ho più perso che guadagnato, ma di fatto lo scopo non era quello di guadagnare soldi, era soltanto quello di cercare di andare in pari o comunque di spendere una cifra molto bassa, che potesse essere nel mio stile di vita assolutamente minimale e povero, totalmente accettabile ed approcciabile, e così è stato. Naturalmente questi conteggi li avevo fatti anche prima di partire, tutto quanto era calcolato, e quindi alla fine sono riuscito a rimanere all'interno del margine di spesa zero e fare questa bellissima cosa che è stato un meraviglioso tour dove ho incontrato tantissime persone, abbiamo avuto modo di parlare, di conoscerci, di scambiarci dei consigli. Ho ascoltato molto volentieri le vostre meravigliose e a tratti anche tristi storie, e quindi poi tutto si è concluso positivamente e secondo i piani e i calcoli eseguiti inizialmente. Allora io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me in questo video. Vi ricordo che in questi mesi estivi ci sarà comunque la normale programmazione dei video del mercoledì e degli articoli del lunedì sul blog smetteredilavorare.it. Non ci saranno le pillole di libertà del venerdì, perché io rientro a casa, penso probabilmente verso la metà, la fine di agosto, e poi da settembre ricominciamo con i nuovi progetti.